cercando di far crescere il numero dei tuoi follower su Instagram? Segui questi 5 passaggi per essere il prossimo fenomeno di Instagram. Ciao, qui Luca Bucci, Head of Marketing e co-founder di Digital Marketing Consulting. Full Stack Marketer, aiuto professionisti ed aziende a migliorare le performance del loro business online e offline attraverso attività di marketing. Benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di farmi sapere con un bel like se vuoi vedere altri contenuti come questo e assicurati anche di iscriverti al canale cliccando sulla campanellina qui sotto per non perderti i prossimi contenuti. E se hai idee o argomenti per i quali vorresti un video, scrivimelo sempre qui sotto nei commenti. Quindi ora torniamo all'argomento del video. Vuoi essere un influencer? Beh, certo che lo vuoi, chi non lo vorrebbe? Diamine, in questi giorni gli influencer sono di fatto come delle celebrità. In questo senso, sei pronto per diventare famoso su Instagram? Bene, a meno che tu non segua questi 5 suggerimenti specifici, mi dispiace dirtelo, non diventerai un influencer. Ecco 5 modi in cui puoi realmente far esplodere la tua crescita su social network Instagram. Modo numero 1. Alcuni ti hanno detto di assicurarti di commentare, di mettere mi piace e magari seguire altre persone popolari in modo da ottenere più follower, immagino. Certo, questo consiglio è sicuramente è vero, ma in realtà è vero solo a metà, solo in parte. Ed ecco cosa intendo. Se inizi a seguire modelle seminude, ad esempio, inizi ad apprezzare tutte le loro cose e poi i loro follower di fatto vedono i tuoi commenti, cosa succederà? Succederà che arriveranno sul tuo profilo e inizieranno a mettere like alle tue foto, ma sai cosa accadrà dopo? Dopo un po' smetteranno di apprezzare il tuo profilo. E come mai? Perché quei follower sono di fatto irrilevanti per quello che stai facendo. In questo senso devi ottenere follower adatti al tuo profilo. Quindi quando vai a fare questo tipo di operazione, assicurati di mettere mi piace, commentare e seguire altre persone, ma persone nel tuo stesso ambito, nel tuo stesso settore. Secondo aspetto, pubblica contenuti visivi ed emotivi in modo coerente. Se le persone non si legano ai tuoi contenuti, non continueranno a seguirti, non lasceranno un commento e non apprezzeranno le tue cose. Il mio consiglio è quindi di condividere contenuti visivi ed emotivi in modo coerente e costante. In tal senso devi essere super emotivo per attrarre le persone. Terzo aspetto, invia i tuoi contenuti ad altri account Instagram. Ecco cosa intendo con questo. Ci sono account Instagram su tutto oggi. Molte persone sono pigre ma hanno un sacco di follower perché c'erano sin dall'inizio della piattaforma. Tutto ciò che fanno magari è prendere contenuti curati e ripubblicarli o repostarli, come si dice in gergo, e taggare le persone da cui hanno ricevuto quel contenuto. Ad esempio, se sei nella moda maschile, ci sono tantissimi profili Instagram che presentano solo immagini e video di moda maschile di altri account. Quindi assicurati di creare contenuti e inviarli ad altri account nel tuo stesso ambito, nella tua stessa nicchia, settore. Questo qui è un ottimo modo per essere taggato da altri account popolari che hanno più follower di te. E ovviamente alcuni di quei follower torneranno a visitare il tuo profilo e magari inizieranno a seguirti, oltre al fatto che potrebbero lasciare commenti e mettere mi piace alle tue foto. Quarto aspetto, collabora con altri influencer. Probabilmente hai già visto su Instagram persone che pubblicano foto o contenuti in collaborazioni ed entrambe si taggano a vicenda, uno sul profilo dell'altro. Questo ovviamente cosa aiuta? Aiuta ad ottenere più follower e da unire i due seguiti fondamentalmente. Aspetto numero 5, assicurati di pubblicare immagini con i meme, fondamentalmente. E siamo arrivati ora alle conclusioni. Se segui questi 5 suggerimenti, i tuoi follower su Instagram posso assicurarti che esploderanno. Diventerai influencer e inizierai a camminare per strada e magari tutti diranno: oh, hey Matt, ti seguo su Instagram, sei fantastico. Quindi, in questo senso, se vuoi esplodere su Instagram, segui questi 5 suggerimenti. Non uno, non due, ma attenzione,
tutti. E se non sei sicuro, ad esempio, di cosa fare, lascia un commento qui sotto e ti guiderò passo dopo passo. Ti dirò anche se magari le tue foto, le foto che hai, i contenuti che hai sono accattivanti o meno. Se hai bisogno di supporto per il tuo marketing, quindi contattami su Instagram. Se hai domande in merito all'argomento del video, lascia un commento qui sotto, sono qui per risponderti. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere come sempre con un bel like e condividilo con i tuoi amici, colleghi oppure con chi vuoi. Grazie per essere arrivato fin qua, aver visto tutto il video. Noi come al solito ci vediamo alla prossima con il prossimo video. Non perderti gli altri contenuti già online.